Il ritorno dei Subsonica, veterani del pop alternativo italiano. Da fine ottobre partiranno con il tour e con il loro settimo disco dal titolo inaspettato Una nave in una foresta. E ce ne parla Luciana Parisi. La domenica per i Subsonica è uno spazio leggero, sensuale, un luogo intimo in cui costruire se stessi con più libertà. Il brano che ascoltate è il secondo singolo estratto dal nuovo album della band, Una nave in una foresta, un modo di dire torinese per rappresentare una condizione molto comune. Una nave in una foresta è un gioco di parole che racconta il sentimento di inadeguatezza, quando ci si trova fuori luogo, quando ci si sente non al passo coi tempi in qualche modo. Volevamo raccontare questa sensazione, questa emozione, e l'abbiamo fatto costruendo una serie di personaggi all'interno di questo album. Alzati e cammina per scoprire di essere vivo come non mai. Personaggi come Lazzaro, nei Vangeli l'uomo che rinasce dopo la morte, ma Lazzaro è anche chi conta solo su se stesso per rialzarsi dopo ogni caduta. Le canzoni di questo settimo album raccontano di persone che attendono un cambiamento, sfidano il precipizio. In una sorta di sguardo individuale, ma non per niente proprio individualista, abbiamo trovato la chiave forse per parlare del nostro tempo.